C'è qualcuno in bagno! Siete brave? Ciao! Ciao! Fatele brave! Allora, papà è partito. Ti dispiace, Ani? Vabbè, ma tanto fra 4 giorni torna. Io devo andare in Sardegna per la casa, per chiuderla. Adesso io devo andare su a fare un po' di pulizia. Ma mi dovete venire anche ad aiutare voi, eh? Finite di vedere quello che state guardando, poi venite. Okay. Che stasera c'è la nonna Elisa che dorme con noi, perché noi qua abbiamo un po' paura a stare da sole, vero? Sì. Un pochino. Non ci piace proprio tanto. E quindi abbiamo detto alla nonna Elisa se viene a dormire con noi in questi giorni. Ma voi dove andate stasera? Tu e la nonna andate in un ristorante a mangiare la pizza. Io e la nonna andiamo a mangiare la pizza e poi vi veniamo a prendere quando finisce. Poi in questi giorni con la nonna magari andiamo al deratorio. Sì. Anche perché ragazze, questa è l'ultima settimana di vacanza, da domani. Poi inizia la scuola mercoledì prossimo, non questo, il prossimo. Va bene, dai, adesso vado a pulire e poi mi venite a dare una mano, ok? Sì. Se no non vi porto a vedere la Juve stasera da Daniel. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Stai addormentando il gatto? Oh, Gasper. Vanessa, ascoltami, è quasi ora che voi ceniate per andare poi da Daniel e io voglio che venite su a darmi una mano a mettere in ordine le stanze perché dopo arriva la nonna Elisa. Dai, prepariamo i letti, ci sono ancora i letti da fare. Dai, vieni su con me. Guardate. Poverino, lascialo stare. Guarda. Ti ha dato una sberla. L'hai stufato. Guarda che è riuscita a far arrabbiare Gasper. Ce ne vuole. Lo devi... Guarda la coda. Guarda com'è nervoso. Lascialo. Guarda com'è nervoso. Vuoi scappare di casa, amore? Vuoi scappare di casa, amore? Vai, amore, scappa. Ani, andiamo su. Andiamo. Cos'è successo, amore? Hai mangiato troppo? Sì. Oh, devi metterti a dieta, amore, devi fare un po' di addominali, eh? Sì. Dai, andiamo su a preparare i letti che c'è la nonnina stasera. Prepariamoli il lettino. Vanessa, stai passando sul bagnato, vai su. Cucciolini, buongiorno! Allora, papà William è dovuto partire, è dovuto ritornare in Sardegna e noi siamo rimaste sole solette. E visto che siamo un po' fifone, abbiamo chiesto a nonna Elisa se vuole venire a dormire da noi per questi giorni. E quindi, stasera verrà e dobbiamo preparare le stanze, le camere, insomma, fare i letti. Mi devo far aiutare dalle bambine perché sennò stanno tutto il giorno sul divano. Quindi... C'è Vanessa, non lo sapevo, dove sei? Allora Vanessina, tu fai, facciamo una bella cosa, ritira i panni, li pieghi e dividi i tuoi da quelli di Anastasia. Prima no. Fai il letto, così i tuoi li metti. No, io prendo i miei, Anastasia. Va bene, come vuoi. Dov'è Anastasia? Andiamo a chiamarla. Anastasia! Ani? Ani? Dove sei? È nascosta. Dov'è? Dov'è Anastasia? Io l'ho sentita, Dov'è? Casino in questa camera che la metà basta. Guarda che... Ma dove sei? Ma sei matta? Sono qua! Allora, ascoltami ma bene. Ma no. Ani, ascoltami, ascoltami. No, un attimo, calmati. Adesso metti in ordine il tuo giacchettino. Gasper che piange perché vuole entrare. Ascoltami, mi stai ascoltando? Sì. Metti in ordine il tuo giacchettino, lo appendi in cabina armadio, fai il letto e metti sui pupazzi. Poi, Vanessa, guardami, ascoltami. Vanessa sta ritirando i suoi panni dallo stendino e tu ritiri i tuoi, Li pieghi e li metti nei cassetti. Va bene, sì, in effetti quell'orso non serve a niente. Ma... Nel senso, è bello da tenere, da mettere su letto. Ma la papera dov'è? Dov'è il papero? Ah, è per terra, tutto per terra. Ok. Allora io posso andare a lavare il bagno di là, Voglio una super sorpresa quando torno. 3,
Perché io voglio rimanere veramente soddisfatta del vostro lavoro. Non voglio vedere niente, eh. Dovete fare tutto voi, eh. Ok? Capito, Ani? Pensi che riuscirete a sorprendermi oggi? Perfetto. Ciao ragazzi, la mamma è andata là. Ora io mi metto a ordinare. Che voglia. Ora lo poggiamo qui. Ora riordino qua, tipo le mie magliette, pigiama, come riordino io. Mettiamo tutto in casa e lo facciamo. Però se lo vede, poi lo vede nel video, quindi dobbiamo riordinare. Quindi prendiamo un altro pigiama, così, giro così, perfetto. Mettiamo qui. Non so cosa sta succedendo, vabbè. Ok, lo facevo una volta. Ah, sono calma. Maglietta, vero? Non me la metto da lavare. Poi già tutto calze. Scusate, c'era la maglietta davanti. Andiamo a mettere a lavare queste cose. Eccomi. Ora giochi, dove mi metto? Mettiamoli qua. Tutto qua dentro. Non perdiamo tempo. Lo attacco, non lo attacco. Non so oggi cosa sta succedendo. Mio papà è partito. C'è rotto, perfetto. Non entra, perfetto. Vabbè, non me ne vedo, non entra. Ah, questo gabitto. Posso pensare che cose che la mamma ti ha scritto devi ordinare. Ok, devo dirmi la porta. Potete anche non venire, ma non era obbligatorio. Sono già stanca. Let it go, let it go. Bella, questa è la più bella. Vediamo tutto fuori. Ok ragazzi, ho dato il compito alle bimbe di riordinare le loro camere, di ritirare i loro panni e voglio proprio vedere se lo faranno. Secondo voi riusciranno in questa difficilissima impresa? Scrivetemelo nei commenti, mentre io adesso vado a lavare questo bagno. Scusate, non volevo, aspetta che vedo. Guarda che oro. Cosa c'è? Cioccolato. Apriamo e mettiamo. Prenda. Vestiti? Le altre cose. E le costume. Le mutande. Le asciugamani. E vi faccio vedere quanto sarà. Bene. Oddio. Ok, allora. Pigiama. Pigiama, pigiama. Ok, questo pezzo di sotto del pigiama. Mettiamolo sopra un po' disordinato. Costume? Dove lo metto? Non lo metto il costume, dove posso metterlo? Ah, ok, vedi, è intelligente. Cosa manca? Questo che si usa quando devo lavare i denti. Allora, quindi fascetta. La sera non riuscivo a dormire, poi tipo guardavo di là e vedevo un mosso. Così metto la benda, mi addormento appena mi sveglio. Ah, è un giorno. Queste che non so come metterle. Allora, qui c'è scritto. Non capisco. In Cina! In Cina! Ragazzi, non è che la scarpa. C'è detto, no? Minuscola. La rosa carne e rosa fucsia, ho mostrato la vasca, mi ha regalata mia sorella, ecco perché non la uso mai. Allora qui la cabina armadio, forse ho fatto, forse, ma ho finito, mamma sta facendo il video e ho fatto vedere, cioè non ho mai mollato. Ok cucciolini, ho finito di lavare il bagno, adesso c'è il robottino che si sta occupando di lavare i pavimenti e adesso vado a vedere le bimbe come stanno, ma prima vi voglio svelare un piccolo segreto che accadrà in questo video. Io e nonna Elisa siamo d'accordo per fare uno scherzo a Vanessa e Anastasia questa sera. Loro sanno che nonna Elisa dovrà venire a dormire in questa casa
Ma quando le andrò a prendere da Daniel, dirò loro che la nonna purtroppo non si è potuta fermare perché il nonno Silvio non stava tanto bene, quindi è dovuta rimanere a casa. In realtà lei si nasconderà e inizierà a fare dei rumori strani in casa e le bambine e anch'io ci spaventeremo tantissimo perché penseremo che qualcuno è entrato in casa. Quindi mi raccomando, non scrivete nulla nei commenti prima ancora di non aver terminato di guardare il video. Non svelate niente a Vanessa e Anastasia. Secondo voi si spaventeranno Vanessa e Anastasia? Scrivetemelo nei commenti, secondo me tantissimo. Mamma, ho finito le... Oh, sono proprio curiosa e sono sicura che avrei fatto un ottimo lavoro. Invece Vanessa sta ancora finendo di lavorare. Vi siete chiuse ognuno nella sua savane? Posso? Ok, vai. Oh, dai, brava Anastasia, bravissima, complimenti. Hai messo fuori anche lo stendino. L'ho usato Vanessa perché so che c'è un'altra cosa. Perché dovevate aprire tutte e due. Io ho aperto qua le maniche, non c'è. Ah, e l'ha fatto lei? Bravissima, amore. Qua dentro cosa abbiamo? Amore, brava. Ma dai, che carina. Grazie. Prego, fai guarda. Grazie. Ti sei divertita? Sì. Ti sei svagata un po' invece che stare attaccata al cellulare o al televisore. Guarda. Bravissimissima, amore. Guarda, senta la testa. Davvero, anche. Sei stata stupenda, fantastica, meravigliosa. Va bene. È meglio che lasciamo stare i cassetti. No, perché non l'hai aperto? Sì, ho visto tutto in ordine. Brava Ani, complimenti. Hai visto che siete brave quando fate le cose? Poi fa il bagno, anche io riordinato. Sì. Anche qui vedi tutte le spugne. Brava amore, brava. Non lo so, le spugnette. Bravissima. Qua. Perfetto. Anche il bagnetto? Sì. Vediamo un po'. Ah, che brava. Brava, brava amore, complimenti, mamma mia, ma sei proprio una bimba speciale. Ok, bene amore, bene bene bene. Ok, adesso andiamo a vedere anche Vanessina. Brava, grazie. Brava amore, bellissima. Eh sì, ce l'hai, hai fatto bene, brava. Fammi vedere finché c'è la luce del giorno, perché altrimenti... Allora, ho spostato la mia foto. Sì? La... con tutte le cose della scuola, vabbè. Va bene, ok. Poi... e poi hai fatto ordine, amore. Sì. Hai fatto il letto, hai ritirato i panni insieme ad Anastasia, tu i tuoi, lei i suoi. Mi devo cambiare. Va bene, amore. Vedo che sei stata bravissima anche tu. E grazie anche a te. Ti sei divertita? Ma perché la soprebbe? Ah, non lo so. Allora, Vanessina, stai mangiando. Anastasia ha già finito. Dai, così poi vi preparate e vi porto da Daniel, che io devo andare a cena con la nonna, ok? Cucciolini, siamo pronte. Adesso passiamo a prendere nonna Elisa e poi accompagniamo Vanessa e Anastasia da Daniel. Loro hanno già cenato, come avete visto. Vanno a vedere la partita e poi li andiamo a riprendere, io e nonna Elisa. Ragazzi. Ciao nonna Elisa, ben arrivata. Sì. Portiamo Vanessa e Anastasia da Daniel. Sì, e dai, e poi restiamo da sole. Esatto. Finalmente una serata insieme. Esatto. Noi due. Hai fame? Poco. Sì? Sì, poco. No, fa caldo. Va bene, bimbe, andiamo da Daniel? Sì. Siete dai. Pronte? Siete contente? Di fare la Juve? La Fiorentina intanto sta perdendo e non è dispiaciuto. È già iniziata? Col Monza. Invece la Juve contro chi gioca? Roma. Dura, Va bene, andiamo. Ma vincerà la Juve, dai. Bimbe, ciao. Ciao. Siamo arrivati. Divertitevi, forza Juve. Forza Juve. Ciao, mangiare, divertitevi, dai, ci vediamo dopo. Ciao, fatemi sapere, tenetemi aggiornata. Allora, mamma, dimmi. Io ho già detto ai cucciolini che io e te siamo d'accordo stasera, che quando finiamo di cenare io ti porto a casa, tu ti nascondi e io alle bimbe devo dire che non ci sei perché il nonno non si è sentito bene, ti ha chiamato e sei dovuta restare con lui, ok? Okay. Si è sentito male per cosa? Ma per la Fiorentina ci ha perso. Può darsi, va può bene, darsi. Dai.
Quindi poi tu decidiamo dove ti nascondi e poi dovrai fare dei rumori mentre noi siamo tranquille nel letto e farle spaventare. Povere Vanessa e Anastasia. Fa niente, mamma. Non è che piangono poi, vabbè, fa niente, anche se piangono poi gli passa, capiscono che è uno scherzo. D'accordo? Ok. Quindi adesso ceniamo, poi andiamo a casa e scegliamo dove nasconderti. Va bene? Va bene. Ok. Allora, siamo tornate a casa. Adesso, praticamente, io tra un po' vado a prendere le bimbe e tu stai a casa, fai quello che vuoi. Quando ci senti arrivare, ti vai a nascondere nella mia camera da letto. Tanto le bambine di là, non, per venire ci deve essere un motivo. William non c'è, quindi non c'è nessun motivo. Okay. Quando poi noi veniamo nelle camere, che tu ci senti venire nelle camere, praticamente cosa fai? La porta è chiusa. Io terrò queste due porte aperte e tu dovrai bussare e poi scappi. Ok. Così, diciamo, io faccio finta di aver sentito appunto questo bussare, mi spavento, eccetera, eccetera. Ok. Va bene? Adesso non svegliamo tutto. Facciamo così. Vediamo cosa succede. Infatti. Le farò prendere una bella paura stasera. Probabilmente non sì. Non mi vorranno più a casa domani sera. Mamma, vado a prendere le bambine. Mi raccomando, nasconditi appena ci senti. Va bene. E va bene. Quando vedi che siamo tranquille, magari io ti faccio un segnale, dico qualcosa ad alta voce, bussa e poi ti nascondi. Va bene? Va bene. Ciao. Vai, dai, ciao. Ciao. A few moments later. Sì, fa niente, anima, che ti interessa? Ah, che fresco, ma la Juve? 0-0. Vabbè, contro la Roma ci sta, dai. Sì, ok. L'importante è che non ha segnato Dybala. Perché se no facciamo. Va bene. Sì, ma infatti è stato un miracolo che ha pareggiato, secondo me. Ah, mamma, la nonna? E la nonna è dovuta tornare a casa perché il nonno non si sentiva bene. Magari se riesce viene domani, dai. Perché il nonno non si è sentito bene, non si sentiva tanto bene, dai. Lo sai che ogni tanto... Dai, siamo da sole. Sì, è un problema questo, lo so. Vabbè, facciamoci coraggio, chiuderemo tutte le porte di casa. Cosa devo dirvi, ragazzi? Mica potevo obbligarla, eh. Andiamo a lavarci i denti e a dormire. Va bene? Guardiamo un film 5 minuti, dai, così ci addormentiamo col film. Andiamo? Vane, cosa stai facendo? No, Vanessa, ascolta, ce ne dobbiamo andare a dormire. Guarda che adesso... No, Vanessa. Sì. Vanessa, vai a lavarti la faccia. È tardi, sono le 11:30. Non mi far arrabbiare come tutti i giorni, perché ti metto in castigo e non ti porto in oratorio in questi giorni. Guarda che lo faccio, eh. Dai, ma come si fa? Ma cosa sta niente? Ascolta, ho detto basta. Ani, vai a prepararti, almeno tu che mi ascolti, che sei più brava. Non ti carica il telefono? Ma che problema adesso è il telefono? Perché? Oggi siete stati bravissimi, avete messo in ordine. Tutto in ordine. Esatto, tutto in ordinissimo, siete state brave, adesso stai già sporcando, mi stai dando fastidio. Dovete andare a lavarvi, ve lo chiedo per favore. Va bene. Hai sentito un po'? No, sei tu. Sei tu. No, io non ho fatto niente. Sì. Giuro, sono qua, ma che siete pazze? Paura. Ma magari è il gatto, eh. Il gatto che bussa. Ma no, cioè, ma andiamo sì, a vedere. Ma sei tu, cioè, dai. Ma sono io che cosa? Ma sono qua che ti parlo, no? Non ero di fronte a te? Aspetta, sei rigirata dall'altra parte? Posso spray? Ma che sa... Sì, li buttiamo addosso le stelle fidanti? Sì, ok, va bene. Ma tanto è Gasper, secondo me è Gasper che ha qualcosa in boh. Aspettate, scusate, abbiate pazienza, animalisti. Hai visto? Guarda chi c'è. Sì, lui. Guarda. Lui che bussa. Allora, non è che lui ha bussato, a noi sembrava qualcuno che bussasse, ma secondo me aveva toccato dentro o contro il termosifone o la porta, dai, su, adesso non esageriamo. Hai visto? È lo stesso. Ciao Gasper, io poi scusa, allora se ci fosse qualcuno il gatto sarebbe agitatissimo. Infatti. Quindi è stato solo frutto della nostra immaginazione, a lavarsi, dai, via. Guardiamoci 5 minuti di film che io non ce la faccio più e poi andiamo a dormire. Vieni. Go, Cosa guardiamo? Ah, 0-0.
mamma mia, che stanchezza. Guardiamo. Una commedia o un cartone? Una commedia, no, ma una cosa piccola, dai. Non so. No! Sentito niente. Cos'è successo? Ma non è finito, non è la fine. No, no, dai. Dai, mamma. Ma non mi stai facendo spaventare. Cosa c'è? Chiamami, chiamami 118. Chiamami 112. 113. 113, 112. Vabbè, quello del 113. Ma a cosa avete sentito? Io non ho sentito niente. Guarda, senti? Lo c'è ancora. Io non ho sentito. No, no. No. Adesso sì. No, dov'è? No, no, no. Ma che spray? Ascoltatemi, ascoltatemi. Ascoltatemi. Cosa pensi di fare con le stelle qui davanti? Ascolta, ascolta. Me le butti in faccia. No. Aspetta, zitta. Ma secondo me ci sono delle tarme, degli animali dentro i mobili nel legno, che stanno mangiucchiando il legno. No. Allora, ascoltatemi un attimo, nella mia camera. Mamma. Ascoltatemi, ascoltatemi. Devo andare a prendere la mazza. Io ho una mazza. Questo manto vero noce, mio spray. Ma non puoi, cosa fai con uno spray? Cosa fai? Non fai niente. Spiegami. Venite con me. Venite. Andiamo nella mia camera. Sì, tu tieni lo spray. Vai, vai tu, vai tutto davanti, vai. Sì, vai. Vai in camera mia, vai. Tu veramente pensi di difenderti con lo spray? Ho visto qualcosa. Aspetta. C'è una mazza qua. Ecco, no, io. Allora, secondo me devo fare. Non c'è nessuno. Allora, fai finta che io sono una persona. Ah, non lo tiro così. Va che tu glielo tiri in testa. No, va che tu gli fai male. Non sei neanche capace a prendere la mia. Sì, no, no, vai, perfetto, dalla me. Vanessa, c'è qualcuno in bagno! Vanessa, c'è qualcuno in bagno! Shh, silenzio! Chi è? Non lo so. Andiamo dai vicini. Non ci sono, sono a Gerba. Di là sì. Vanessa, dammela a me. Su, ti faccio vedere. Apri tu. Vado. Bravissima, grandissima la nonna Elisa, mia complice. No, grazie. No, ci siete rimaste male. Però siete coraggiosissime, bambine. Siete troppo coraggiose. Non pensavo una cosa del genere. Volete uccidere? Il video finisce qui. Vi è piaciuto lo scherzo? No. Benissimo. A me sì. Infatti, anche a me mi sono divertita un sacco. Io mi sono divertita. Ce ne saranno ancora con la nonna Elisa. Bravissima. Vanessa, Anastasia e mamma Romina. Esatto. Okay? Cioline e cuccioline, iscrivetevi al canale e mettete tanti like. Ci vediamo al prossimo video. Buonanotte, ciaone! Ciao!